e grazie ad un fantastico videoproiettore abbiamo trasformato il nostro camper in un cinema per tutta la famiglia. Ebbene sì, abbiamo deciso di trasformare il nostro camper in un vero e proprio cinema a misura di tutta la famiglia, perché anche se i bambini sono stati più entusiasti e l'abbiamo fatto perché abbiamo avuto l'occasione di testare in anteprima questo proiettore. Che si chiama BenQ GV30. È un dispositivo che... no, non vi diciamo niente. No. No, non ve l'anticipiamo. C'è tante cose da dire. Intanto andate a prendere anche voi i popcorn. Anzi, guarda, me li mangio subito. E mettetevi comodi. C'è una cosa in mezzo ai denti? No. Sono come la verdurina questi, capito? Pericolosissimi, come la rucola. È brutto. E come sempre la curiosità e il piacere inizia fin dall'unboxing. In questo caso dentro la scatola principale abbiamo due confezioni, una custodia semirigida che poi servirà un po' per tutto quello che... Per trasportare per tutto. Esatto. E all'interno troviamo... ovviamente l'utensile per apertura che praticamente è un plettro. Vedremo manuali poi cartacei se servirà. L'alimentatore 220. Sì, al quale va collegato anche il cavo, sempre in dotazione con attacco con la porta asciugo, per capirci. Le pile per il telecomando, la base di appoggio magnetica e finalmente il nostro super proiettore. Che già tirandolo fuori la scatola si vede bello sostanzioso, ma effettivamente ce l'aspettavamo un pochino più ingombrante. E poi il telecomando. Poi, prendendo invece l'altra scatola, in realtà contiene esclusivamente il dongle HDMI. In pratica è quello che gestirà poi tutta la parte smart del proiettore, ma lo vediamo dopo. A questo punto passiamo a montare il dongle all'interno del proiettore. Allora, partiamo aprendo la scocca, se necessario appunto con quel piccolo plettro. Noi ci siamo riusciti, ecco, facendo leva sull'asola. Poi dobbiamo collegare il cavo dell'alimentazione. C'è un cavetto micro, la porta micro USB che lo alimenta, e poi dopo aver tolto la protezione dal connettore HDMI del dongle, possiamo si inserisce esatto proprio sull'interno dell'alloggiamento. A questo punto basta richiudere la scocca, che è una chiusura a pressione. Un pochino di forza, tac, senza nessun problema, e clac, si aggancerà in un attimo. Ma passiamo ai punti forti di questo dispositivo. Intanto la risoluzione. È una risoluzione HD a 720p e ha un angolo di inclinazione massima a 135 gradi. Pertanto riesce ad andare anche in verticale. L'audio è a 2.1 canali, pertanto anche con subwoofer bello potente. Ha una batteria. Con una durata di 2 ore e mezzo massima. Per quindi, cui insomma, anche bello trasportabile. Potete vedere un bel film. Senza problemi. E poi ovviamente ha un autofocus, che non è ovviamente, però insomma, esatto, è una grandissima vantaggio. Esatto, non solo l'autofocus ma anche l'autoadattamento. Sì. Pertanto quando non verrà proiettato in modo perpendicolare alla superficie, riadatta l'immagine. Esatto, no? Non ha quell'effetto trapezio che una volta andava gestito manualmente come appunto il fuoco. Inoltre anche la trasmissione wireless, sì, e funge anche da speaker Bluetooth, quindi pertanto potete utilizzarlo anche per inviare la musica dal vostro smartphone. E funziona bello, bello, sì. Dal punto di vista invece della proiezione usa la tecnologia LDP con ben 300 lumen di luminosità e un contrasto elevatissimo che si riesce a vedere anche quando non è perfettamente buio, e questa pure è un ottimo valore. Nella parte superiore troviamo 4 tasti, quello di accensione, il Bluetooth e i 2 pulsanti per il volume. Sulla parte laterale invece, la parte dedicata alla connettività, c'è l'HDMI, l'USB-C, il jack da 3,5 mm per le cuffie e il connettore per l'alimentazione. E poi, nonostante abbia la base magnetica, sotto comunque è una gran comodità. Sì, perché c'è una vite da 1,5. Sì. Esatto, il classico attacco vite da 1/4 che è compatibile con tutti i cavalletti, per cui se occorre un supporto lo potete mettere. Ecco. Ma adesso che l'abbiamo acceso, la prima cosa che dobbiamo fare è selezionare la lingua italiana, altrimenti ci perdiamo. Esatto. E poi semplicemente mandare avanti tutte le impostazioni default. Pigiate avanti fino a che non avete finito. A quel punto si caricherà invece l'interfaccia smart, chiamiamola così, sì, del dongle HDMI. In pratica è la classica configurazione di un dispositivo Android, probabilmente la stessa che avrete visto nel vostro smartphone. Pertanto potete procedere in due modi. O la
configurazione guidata, per cui se avete il vostro smartphone vicino e seguire i classici passaggi, per cui riconoscendolo e copiando le impostazioni al vostro smartphone, oppure una cosa ex novo, sì, alla classica maniera, mettete nome utente, password, quando ve le ricordate, e le password, perché qui è un problema familiare grosso ricordarsi le password, e a quel punto procederete automaticamente con la classica configurazione. Dopodiché l'interfaccia è la classica Smart TV da Android, probabilmente è quella che avete anche nella Smart TV di casa, sì, uguale, per cui accedendo al Play Store installate le app che volete, e ci sono tutte quelle per la multimedialità, sì, iPlay, piuttosto che YouTube, Spotify, Prime, sì, DAZN, che ultimamente va per la maggiore, insomma, potete stare tutto quello che vi pare. Basta. Sì. Ecco, basta. Tutte queste app, ecco, ce le installate, quelle che volete. L'unica particolarità è data da Netflix. Netflix, ecco, purtroppo è un pochino rognosa, perché sì, è compatibile, certificata soltanto con alcuni hardware, sì, particolari. Pertanto, in questo caso, non è un hardware certificato, bisognerà installarla passando con un workaround, come si dice in gergo informatico, per cui basterà andare sul Play Store e scaricare Apps Manager. All'interno di questa app troverete Aptoide, che è una sorta di store alternativo, e a quel punto troverete Netflix. Sì. L'unica particolarità di questo Netflix è che quello per smartphone non risponde ai tasti del telecomando, pertanto a monte dovete usare il cellulare tipo mouse, per capirci. Sì. Per farlo è molto semplice, perché basterà utilizzare la procedura guidata all'interno del proiettore, sì, va scaricata l'app e il gioco è fatto. Ma finalmente mettiamolo in uso e vediamo quali sono gli scenari possibili. Il primo è quello più comune. Sì, che insomma, tramite questo potete utilizzare tutte le app che abbiamo prima elencato, senza che ve le diciamo tutte, sono quelle, le potete vedere. Telecomando alla mano e selezionate i contenuti che volete vedere e ve li vedete. Esattamente. Oppure c'è una soluzione più pratica, non lo so, dipende dal vostro utilizzo. Se vi rimane più comodo, potete magari cercare quello che vi serve, per esempio su YouTube dal cellulare, lo potete inviare a questo proiettore, esatto, che ve lo mostrerà appunto. Esatto, integra la classica funzione cast dei sistemi Android. In alternativa è possibile anche duplicare, sì, lo schermo di un dispositivo, come può essere un iPhone, uno smartphone Android o il browser del computer. Sì. Io l'ho utilizzato più che altro questo. Sì, esatto. Con Chrome automaticamente la funzione proietta e vedremo all'interno del proiettore esattamente, sì, lo schermo del browser Chrome, sì, esatto, del vostro computer, e a quel punto potete utilizzarlo come meglio credete. Ah, infine oppure c'è la classica soluzione cavo, esatto, HDMI, e con quello collegate quello che vi pare, siete a posto. Una fotocamera, una Fire Stick, quello che vi pare, che e la riproduce. Ultima cosa, questa è veramente, sì, l'ultima, ve lo promettiamo, quando a quel punto la parte display non la utilizziamo, sì, ma funge, come anticipavi, da speaker Bluetooth. Esatto. E che speaker! Esatto, e quindi anche Giovannino, che potrebbe ascoltare il suo balla, ascolta la musica, e tutti i ragazzini sono contenti, potete anche improvvisare un, come si chiama? Una baby dance. Una baby dance davanti al vostro campo. E ora l'ultima cosa che ci rimane è quella di mostrare come l'abbiamo utilizzato noi. Sì, noi dotate di popcorn. Sì, sì, e sì, sì. Poiché il nostro camper, c'è qualcuno su YouTube che lo chiama un bel bestione bianco, sì, sì, beh, il nostro camper tanto bianco non è, che tra finestre e banda azzurra non è. Cioè abbiamo preso su Amazon un telo di tessuto, sì, fatto apposta, e così e l'abbiamo ci abbiamo attaccato, proiettato, esatto. Ci abbiamo messo dei gancetti di plastica che erano in dotazione, ma va bene anche le ventosi, una cord o quello che cosa vi pare, e l'abbiamo proiettato qui. Una proiezione fino a 100 pollici, perché sì, questa è la risoluzione che è in grado di riprodurre a 2,5 metri di distanza. Quindi pensate un po', anche l'anno prossimo, quando ci saranno i mondiali di calcio, potete chiamare tutta l'area sosta e il campeggio, ovviamente rispettando tutte le norme anti-Covid, a guardare la partita. Ma meglio di noi chi ve lo racconta, i nostri bambini. Gli abbiamo, sì, dato i popcorn, gli abbiamo dato accesso ai loro cartoni, e vedete voi stessi com'è andata. Infatti, per questa volta abbiamo trovato tre schede all'interno, tra cui due uguali. Qui c'è scritto cut here. E che vuol dire? Significa
sbaglia qui. Farmi perdere tempo. Ok, scusa. Eccomi qui. Oh, mannaggia, mi è caduto. Questo è usarlo anche per prendere ciò che c'è nella sua pancia. Non credo di sentirmi tanto bene. Dai, non fare lo schifo. La mia vita, avrei davvero assistito all'autospia di un alieno. Vediamo se spingo. Beh, ma che fai? Dai, guarda, siamo carini. Ma leva... Devastatore, in realtà Alex era caduto in quel boccaccio pieno d'acqua. Sei caduto? Le schede che abbiamo trovato sono quelle di Xator e Lord Monster. Oh, guarda quella di Skatosk. Assomiglia al nostro cappuccetto. Mia mantellina rosa che mi tiene al calduccio. Veramente non hai niente addosso? Ma come non... Oddio, ma sono nuda! La vuoi finire? No, vai via. Sono impegnato a fissare la videocamera. Ma perché? Cosa c'è? Vabbè. Ora, prima un piccolo giudizio tecnico su questo BenQ GV30. Allora, è un dispositivo... piuttosto ce n'ha tante, sì, ce n'ha tante dalla sua. Innanzitutto la risoluzione HD, ma anche la sua luminosità. Esatto, per cui l'abbiamo usato in delle condizioni anche che non era perfettamente buio e si vedeva bene lo stesso. Ma soprattutto... lo zoom e l'adattamento dell'immagine. È una cosa fantastica. Ricordi i primi proiettori usato una volta, avevano la ghiera per il focus, ma soprattutto avevano i crocini per correggere la distorsione. E questo fa da solo, quindi subito. Con molta precisione e anche con estrema velocità. Ha un audio estremamente potente, sia per la musica, ma proprio anche coinvolgente come effetto cinema. Sì. In ultimo, il fatto di avere un Android TV integrato con un telecomando che è quello tipico delle TV Android, ma che integra anche le funzioni del proiettore, per cui cioè avete un telecomando per tutto tranne nel caso, ovviamente, che abbiamo detto del... se collegate qualcosa di esterno, esatto. Però lui di per sé è un oggetto a sé stante che da solo con la batteria integrata lo funziona. Appoggiate e funziona senza niente, e questa è una cosa fantastica. Forse potrà risultare scomodo ai addicted di Netflix perché per è il motivo un po' che barbatrucco, esatto. Però comunque sì, comunque si vede lo stesso. Le funzioni sono esatto. È perfettamente funzionante e sì. Funzionale, l'unica cosa dovete interfacciarvi con un po' vostro col cellulare, via, ma insomma, per fare da mouse dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista pratico, certo, non è una di quelle dotazioni che cambia la vostra esperienza in camper, non è un oggetto funzionale per la vita in camper, però è una cosa fighissima che sì, se ce l'hai non puoi non usare, sì. Specialmente io penso, spesso dico il camper è un portarsi la casa da casa, e con questo a me sembra di portarmi la baby dance da casa un po', no? Ma è bello perché comunque appunto rende l'esperienza camper, cioè arricchisce l'esperienza camper, no? I bambini, sì. Quindi si divertiranno un sacco, ma anche voi. Ma anche gli adulti. Esatto. Adesso lasciando il discorso del calcio, eccetera, che è sempre qualcosa che ha comune, o potrebbe essere un evento sportivo di qualsiasi sì. Tipo, un qualcosa di scherzo, ma anche per dei content creator, come noi, magari siete in viaggio e avete qualcuno qualcuno con il quale condividere i video, le premiere esatto. Anche dei nostri video è capitato che il giovedì alle 18:30 fossimo in giro e avremmo potuto magari fare un'esperienza bella... premiere dal vivo. Bene, fateci sapere cosa ne pensate di questo BenQ GV30, se lo trovate interessante e applicato. Noi abbiamo pensato soltanto alla parte applicata al camper, ovviamente. Questa è una cosa che se ci avete a casa, in qualsiasi altra casa, in ufficio, per lavoro, in tantissime condizioni è utile, fruibile, sì. Assolutamente. Fateci sapere qui sotto nel box dei commenti, ma venite anche a raccontarcelo, sì. Nella nostra community su Telegram che si chiama Community di 5 in Camper, dove appunto noi facciamo amicizia, parliamo di tutto ciò che riguarda la vita del camper, ma non solo. E ci pensiamo anche un po' ai viaggi, sì, eccetera. Sì. Ma siamo sempre su Telegram con il canale delle offerte. Che si chiama Offerte per Camperisti. Vi ricordiamo che è il più grande canale di offerte per quanto riguarda la vita del camper, e quindi ne andiamo orgogliosi. Sì, dove selezioniamo tutto sì. Quello che riteniamo utile per la vita in camper, sì. Al giusto prezzo, quando è in offerta, per cui ci sarà anche lui, che in questo momento noi abbiamo provato in anteprima, in quanto è in preordine fino al 30 di settembre. Se il video vi è piaciuto,
Vi chiediamo di mettere un like e di iscrivervi al nostro canale attivando la campanella delle notifiche. E noi ci vediamo nel prossimo episodio, sempre qui su 5 in camper. 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 5